Stasera sono di buon umore. Stamattina ero un po' giù perché avevo fatto un sognus interruptus. Vi assicuro che non è affatto divertente. A proposito, ieri ho chiesto a un mio amico: senti un po', come fa l'amore tua moglie? E lui mi ha risposto: ma che vuoi che ti dica? Qualcuno dice bene, qualcun altro male. Ah, dunque, vi piacciono le imitazioni? Stanlio Olio io li faccio anche in spagnolo. Comunque, signore e signori, adesso devo confessarvi che il mio comico preferito è Rick Ricardo, ok? Hola, hombres! Sapete la differenza fra una donna e un cane? Un cane, per esserti fedele, vuole le ossa, la donna vuole la pelle. A proposito di donne, le mogli sono come le scarpe. Quando cominciano ad andare bene, sono da buttare via. Lo sapete perché le donne hanno il cervello che è grosso il doppio di quello dell'uomo? Perché è gonfio. A proposito di villeggiatura, dicono che si va in villeggiatura per cambiare aria. Mio cognato c'è stato, ma è tornato con la stessa aria da cretino. Le donne, queste donne, sempre sulle donne, eh? Allora, un amico mi ha detto: non riesco più ad andare al cinema. Ogni volta c'è una vecchietta vicino a me che sgranocchia noccioline. E perché non cambi posto? Chiede l'amico. E come faccio? È mia moglie. È tuo fratello, ti vuole bene, è per questo che l'ha fatto. E va bene, ti ha preso a parolacce. Tu, per lui, sei sempre la sua sorellina. Certo, è questo il problema, Manny, è proprio per questo. Lui mi tratta come una bambina, non capisce che ho 20 anni adesso. Io non sono più una bambina. Già, ormai sei cresciuta. Andiamo, Gina, mettiti al suo posto. In questo momento sei la cosa a cui tiene di più in vita sua. L'unica cosa che conti per lui. Tu sei pulita. Quindi è chiaro che lui non vuole che tu vada là in mezzo a quella marmaglia e che diventi come lui. Lui si considera un padre per te. Sente che deve proteggerti. Proteggermi da che cosa? Beh, ad esempio da gente come quello stronzo con cui sei andata a ballare questa sera. Ehi, a me piace Fernando. È divertente ed è molto gentile. E poi sa come si tratta una donna. E allora? Ah, sa come si tratta una donna. Però se la porta al cesso per cercare di farsela. Grazie, siete un pubblico meraviglioso. Calma, ho un bocconcino prelibato per voi. Si tratta di un tizio che ho trovato mentre vagava nella giungla. Non somiglia in niente a quello che potete aver visto finora qui al Babylon. Per cui fate un bel applauso. Ecco a voi Octavio. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before. Dai, guardati intorno ed esci con qualcuno che sia più in gamba, che sia di una certa classe. Per esempio chi? Non lo so, qualcuno che abbia un vero lavoro, che so, un banchiere o un dottore, un avvocato. Oppure uno come te. Ma che c'entro io? Perché non mi fai uscire con te? Ma sei pazza? Io lo vedo con che occhi mi guardi, sai, Manny. Cosa credi, che sono cieca? Io ci vedo. Andiamo. Che cosa? Senti, Gina, io e Tony siamo come fratelli. E tu sei la sua sorellina. E allora? Le cose stanno così. E così devono restare. Che hai, paura di Tony? O della sorellina di Tony? Ehi, io non ho paura di nessuno, ok? Non è questo il punto.